ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder, abbiamo un sopra e sotto, e oggi ragazzi siamo qua con Clash Royale. Ragazzi, voglio farvi vedere un deck sviluppato con lo specchio, per stare un po' in tema ragazzi con l'evento che sta... andando, non lo so bene il termine, che si sta svolgendo su Clash Royale, ragazzi, la sfida specchio. Stiamo anche cercando di capire se vale la pena spendere queste 100 gemme per la sfida specchio, perché in realtà è vero che abbiamo sugoso il premio finale, che sono 40.000 di gold, però 100 gemme sono anche davvero tante risorse. Come vedete ragazzi, al mio fianco il deck è quello che state per vedere: specchio, peccone, cavaliere e capanna dei barbari, le prime 4 carte, strega notturna, fireball, princess e strega normale, le ultime 4 che lo vanno a comporre, chiudendo così ragazzi un deck che ha al suo interno, oltre alla specchio, la doppia strega, una delle combo preferite della PAMI. Allora ragazzi, non perdiamo tempo e andiamo subito a vedere assieme questo mega deck con lo specchio. Subito così, la partenza ragazzi, il deck del nostro amico Nick at Night, veramente giocata molto bene questa partita, subito pollicioni in su per lui. E apertura, là in alto con la capanna dei barbari, stesso discorso per noi ragazzi, in basso, quindi la coppia di barbari nostra e avversaria si va a fucilare nella nostra area di campo, quindi siamo molto avvantaggiati. Infatti un barbaro si salva con quasi full vita, ancora un po' di attesa mentre il mana cerca di risalire fino a 10 e ancora barbari spawnati. Medesima mossa ragazzi, di nuovo doppia capanna dei barbari sia per Brett che per noi ragazzi là in basso, quindi sono ben 4 i barbari spawnati ogni manciata di secondi per entrambe le fazioni. Pronta subito la fireball ragazzi, che viene scaraventata in questo momento, nel esatto istante in cui vengono spawnati i due barbari, va a danneggiare sia la capanna che la torre che i barbari. Ancora un po' di attesa mentre il nostro avversario apre con una strega notturna, praticamente forte del fatto dei pipistrelli che vanno a danneggiare, e peccone subito giocato al limite quasi del fiume. Come vedete ragazzi, ancora noi molto in attesa, strega notturna per noi dietro e di nuovo giù ragazzi, un'altra strega, questa volta normale, e princess completamente spostata per evitare di subire i colpi anche dell'altra princess. Una fireball da parte del nemico va a pulire tutto quel marasma di gente, la strega continua a sparare e riesce insieme alla princess e alla torre a tirare giù il peccone prima che possa diventare un grave pericolo. Si salva ancora la strega, ma la princess la tira giù in questo istante, anche se un pipistrello era andato ad attaccarla. Nuova princess per noi ragazzi, che può andare a shottare la princess avversaria, mentre la coppia di barbari sulla sinistra si sta avvicinando di prepotenza, spawnati i nuovi barbari generati dalla capanna appena posata dall'avversario. E double princess for us, double freeze, no scusate, una principess, una princess e un principe ragazzi. Guardatelo lì, il principe con dietro la strega notturna può partire con la carica e andare a danneggiare pesantemente la torre in alto a destra ragazzi. Di nuovo princess dietro per andare a proteggere. Guardate che combo, guardate che mini combo ragazzi, ma mica tanto mini, perché la princess è ancora safe, può shottare ben 3 volte prima di essere tirata giù dalla princess, 4 volte in realtà. I colpi sparati dalla princess nuovamente da noi, ancora medesima princess e fireball per andare a pulire la capanna e danneggiare. Riescono anche i due barbari a spawnare insieme al peccone ragazzi davanti alla capanna dei barbari, si sta formando un gruppo pesante di truppe, vediamo se riusciamo a fermarlo. Attenzione con la strega dietro normale ragazzi, che spona insieme ai pipistrelli anche degli scheletrini. Attenzione di nuovo, la coppia di barbari può proteggere anche la capanna, non riesce a tirarla giù la princess. Attenzione ancora la strega con il supporto della nostra torre, di nuovo la princess centrale, che battaglia concitata ragazzi, di nuovo il principe giù in questo momento e spara una fireball sulla nostra torre di destra e sulla princess, ma non può fermare quel principe ragazzi, che va a danneggiare oltre che con la carica con due fendenti micidiali. Nuovo principe di là specchiato ragazzi, nuovo principe specchiato che impatta sul peccone, che però adesso bisogna fermare assolutamente. Non è la strega notturna quella che ci aiuterà, ma è il nostro pecca ragazzi, lo facciamo entrare quello nemico insieme alla torre, al nostro pecca possiamo colpirlo, mentre però sulla sinistra ragazzi attenzione al principe e alla fireball, scoperta la torre ragazzi, ma ci lasciamo
alle spalle il problema principe, grazie alla nostra torre. Peccone sta entrando, ragazzi. Peccone sta entrando con dietro la strega. La combo è buona, ragazzi. La combo è buona. Principe di là a sinistra. Principe a sinistra. Il Peccone colpisce la strega. E libera la torre di destra. E libera la torre di destra. E la strega ci pensa a tirar giù la torre di destra. Come vedete, ragazzi, meravigliosa questa partita, molto molto combattuta. La capanna dei barbari centrale ha dato parecchio fastidio, ma poi è grazie all'inserimento nel campo del Peccone che la partita ha preso un senso unico per noi. Beh, ragazzi, io spero che questo video su un deck dedicato alla specchio e alla doppia strega vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un bel po' di like se volete continuare a vedere degli episodi dedicati a Clash Royale. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati qua e noi ci vediamo presto. Ciao!